Se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto. Se Maometto non va da Chuck Norris, la pagherà cara. Chuck Norris non sorride, si sgranchisce la barba. Quando era alle medie, Chuck Norris giocava spesso al gioco della bottiglia. Con una mano teneva ferma la bottiglia, con l'altra faceva girare il pianeta. Chuck Norris è l'unico uomo al mondo che quando chiede due palline di gelato gli danno anche lo scroto. I capelli di Chuck Norris non cadono, vanno in licenza premio. Chuck Norris può legare la bicicletta con una catena di Sant'Antonio. L'auricolare del telefonino di Chuck Norris c'ha il Dolby Surround. Si calcola che sulla Terra ci siano mediamente 7 donne per un uomo. Se Chuck Norris non esistesse, il numero salirebbe a 10. Il pensiero umano è un insieme di impulsi elettrici. Il pensiero di Chuck Norris alimenta l'illuminazione stradale di tutto il Connecticut. Quando Chuck Norris prega, gli fischiano le orecchie. Un diamante è per sempre. Ma anche un calcio rotante di Chuck Norris non scherza. Il cavallo dei pantaloni di Chuck Norris ha ingravidato Varenne. Nelle notti di pioggia, Chuck Norris siede davanti al fuoco e si fuma un toscano, Benigni. Quando al ristorante Chuck Norris ordina una margherita, il cameriere gli porta rutelli al sangue. Quando fa la dichiarazione dei redditi, il Papa dona l'otto per mille a Chuck Norris. Il codice PIN del cellulare di Chuck Norris è il terzo segreto di Fatima. Chuck Norris può far vincere uno scudetto all'Inter. Quando Chuck Norris deve imbiancare la propria casa, non usa il rullo. Stacca direttamente le pareti e le intinge in una vasca di vernice. Chuck Norris va letteralmente pazzo per le tagliatelle con il sugo di funghi atomici. 5 anni fa, durante un viaggio in Messico, Chuck Norris ha mangiato un peyote. Chuck ha avvertito solo un lieve solletico al palato. Il peyote ancora oggi soffre di allucinazioni. Chuck Norris può accendere un televisore sfregando due telecomandi. L'ultimo Super Bowl è stato annullato perché Chuck Norris ha cambiato canale. Sauron teneva in pugno la Terra di Mezzo con l'unico anello. Chuck Norris tiene in pugno Sauron con un braccialetto comprato in spiaggia da un marocchino. Quando Magellano ha doppiato Capo Horn, Chuck Norris aveva già visto la versione originale con i sottotitoli. Quando Chuck Norris ha un pezzo di prezzemolo tra i denti, non ha appena mangiato, è appena uscito da Gardaland. Chuck Norris è in grado di applaudire con una mano sola. Chuck Norris può sparare con una spada. A 2 anni Chuck Norris ha mangiato il suo primo cornetto algida dopo avergli strappato il cuore di panna. Il coccodrillo bianco delle fogne di New York crede che Chuck Norris sia una leggenda metropolitana. Il videofonino di Chuck Norris al posto dello schermo ha un multisala. Gli anticorpi di Chuck Norris non attaccano i virus. Li caricano sul pick-up e li deportano in Siberia. Scappare a gambe levate è l'unica cosa che puoi fare quando incontri Chuck Norris. Le gambe, infatti, te le ha levate lui. Chuck Norris non ha peli sulla lingua, ha un'altra barba. Chuck Norris ha vinto i campionati mondiali di limbo passando sotto una porta antincendio. Chuck Norris, sotto sotto, è romantico. Ama ancora gli appuntamenti al buio. Per questo, prima di uscire con una donna, le strappa gli occhi. Una volta Chuck Norris ha lanciato un frisbee. Oggi il suo nome è conosciuto come Cometa di Halley.
Chuck Norris può disarmare il cemento. Quando era bambino, Chuck Norris dava $10 di paghetta ai suoi genitori. Chuck Norris usa Kojak come Chupa Chups. Chuck Norris è in grado di ucciderti facendo ingurgitare a tua madre la pillola del giorno dopo, ma 20 anni dopo. L'isola che non c'è, prima che ci passasse Chuck Norris, c'era. Chuck Norris ha vinto l'ultimo mondiale di Formula 1 pilotando una Ferrari, Isabella. Chuck Norris fa una breve comparsata ne Il buono, il brutto e il cattivo. È il titolo. Quando la domenica Chuck Norris riceve la comunione durante la messa, al posto dell'ostia, pretende un doppio cheeseburger e una Pepsi media. Se Chuck Norris parte per una vacanza ai tropici e sbaglia aereo ritrovandosi al Polo Nord, gli orsi polari pitturano il ghiaccio di giallo e si mettono il costume suonando l'ukulele. Chuck Norris ha fatto 13 al Super Enalotto. Agnelli portava l'orologio sopra il polsino. Chuck Norris porta le palle sopra i boxer. Una volta Chuck Norris, giocando a curling, ha spazzolato talmente forte il ghiaccio che ha rinvenuto 4 mammut, 3 uomini di Neanderthal e un insediamento miceneo. Chuck Norris vince a risico usando un solo carro armato. Non pago, attacca anche tutti i carri armati rimasti nella scatola e conquista anche la scatola. Da una costola di Adamo nacque Eva. Da una costola di Chuck Norris nacque Wonder Woman. Chuck Norris ha comprato l'uomo da $6 milioni in saldo. A Carnevale Zorro si traveste da Chuck Norris. Chuck Norris non gioca a ping pong, gioca solo a ping. Gli basta un colpo per vincere. Chuck Norris riesce a fare tunnel agli omini del calcio balilla. La tastiera del computer di Chuck Norris non ha il punto di domanda. Chuck Norris non deve chiedere mai. Il governo degli Stati Uniti spende $40 miliardi all'anno in prevenzione di calamità naturali. Di questi, 35 miliardi sono spesi per garantire che la birra di Chuck Norris sia sempre fredda. Un giorno, in un supermercato, Chuck Norris ha proposto ad un passante 2 fustini di detersivo tradizionale in cambio di 1 di Dash. Il passante ha accettato entusiasta. Chuck Norris può sbattere una porta girevole. Il Santo Graal è a casa di Chuck Norris. Lo usa per tenerci lo spazzolino da denti. Esiste un reality show sulla vita di alcuni dei figli di Chuck Norris. Si intitola Power Rangers. Chuck Norris non copre gli odori, li elimina con un calcio volante a girare. L'ombra di Chuck Norris cammina 2 passi dietro a lui, per rispetto. Per capire l'età dei suoi nemici, Chuck Norris li sega a metà con un calcio volante a girare e conta gli anelli. Ken Shiro aveva sul torace le 7 stelle di Hokuto. Chuck Norris ha tutto il sistema solare, la Via Lattea e Sorrentino che gli legge l'oroscopo. Non esistono vedove, ma solo mariti che hanno fatto uno sgarro a Chuck Norris. Date a Cesare quel che è di Cesare, il resto datelo a Chuck Norris, altrimenti vi colpirà con un calcio volante a girare. Chuck Norris è in grado di eseguire tutte le 9 sinfonie di Beethoven suonando il citofono. Prima di dettare i 10 comandamenti a Mosè, Dio mandò una bozza via fax a Chuck Norris per eventuali correzioni. Chuck Norris ha messo a dieta Buddha. L'ago della bussola non segna il nord, segna la posizione di Chuck Norris. Fonzi con un pugno riusciva a far partire il jukebox. Chuck Norris con un pugno
fa partire i concerti a San Siro. Chuck Norris non ha il codice del bancomat. Quando deve prelevare, inserisce la tessera e colpisce la macchinetta con un numero di calci volanti a girare, corrispondente all'importo desiderato. Poi si fa tatuare il promemoria sul petto. Una volta Chuck Norris si è tagliato la barba ed è morto. Per fortuna che cadendo, si è autocolpito involontariamente con un calcio volante a girare ed è resuscitato. Da quel giorno, Chuck ha giurato guerra alla Gillette. Chuck Norris non può avere un figlio, perché ognuno dei suoi spermatozoi è egualmente invincibile. E nessuno di essi muore durante il tragitto verso l'ovulo. Per questo motivo, Chuck può avere soltanto 1 milione di gemelli alla volta. Chuck Norris non ha mai fatto le elementari. Ha mandato a scuola un suo clone e lo ha costretto a raccontargli tutto, sotto tortura. Chuck Norris usa un serpente a sonagli vivo come preservativo. Gli alieni esistono. Stanno semplicemente aspettando la morte di Chuck Norris prima di attaccare. Chuck Norris era previsto come personaggio nel videogame Street Fighter 2, ma fu rimosso dal gioco perché ogni bottone gli faceva comunque compiere un calcio volante a girare. Interrogato su questo bug, Chuck non ha saputo fornire spiegazioni, ma ha colpito l'intervistatore con un calcio volante. Chuck Norris un tempo è salito sulla vetta di un'alta montagna, poi ha sputato in basso una presa di tabacco. Fu così che nacque il Grand Canyon. Chuck Norris non ha sete. Quando beve, è per riequilibrare il grado di umidità del pianeta attraverso la sudorazione. Non c'è mento dietro la barba di Chuck Norris. C'è solo un altro pugno. Chuck Norris vide un cartello che diceva «Attenzione, bambini!» Così rallentò, ma poi pensò «Chuck Norris non ha paura dei bambini!» e ripartì in quarta. È apparsa recentemente sui giornali la notizia che Chuck Norris voglia provare a raddrizzare la torre di Pisa, colpendo il pianeta Terra con un calcio volante a girare. Chuck Norris è in grado di mangiare gli spaghetti con un pugnale. Chuck Norris non può più vedersi allo specchio, perché l'ultima volta che ha fissato la sua immagine riflessa, l'ha uccisa. Chuck Norris non corregge mai la sua pronuncia. Se per caso pronuncia male una parola, Oxford semplicemente cambia la pronuncia attuale. Chuck Norris può fare su su giù giù, sinistra destra, R1 L2 select start, usando unicamente la propria erezione. Quando Chuck Norris va a donare il sangue, rifiuta la siringa, si conficca un rubinetto nel cuore e chiede un catino. Chuck Norris è l'unica persona al mondo che può battere il muretto a squash. Chuck Norris può incenerire le formiche con una lente di ingrandimento di notte. Quando Chuck Norris fa le flessioni, non sta alzando il suo corpo, sta spingendo il mondo verso il basso. Ci sono 31 lettere nell'alfabeto anglosassone, tuttavia solo Chuck Norris conosce le 5 lettere segrete. Chuck Norris non ha bisogno di inghiottire mentre mangia, digerisce con il palato. Usa l'intestino come custodia per un flauto traverso a cui tiene moltissimo. Una volta Chuck Norris si fratturò una gamba di proposito per vincere le Paralimpiadi. Chuck Norris una volta ha avuto una forte diarrea, dopo la quale comparve l'Australia. Prima di vedere Chuck Norris nudo, la Gioconda piangeva.
Ogni mattina in Africa una gazzella si sveglia e sa che dovrà correre più in fretta del leone o verrà uccisa. Ogni mattina in Africa un leone si sveglia e sa che dovrà correre più veloce di Chuck Norris o si prenderà un calcio volante a girare sul muso. Quando il sole sorge, non importa se sei leone o gazzella, Chuck Norris ti colpirà in faccia con un calcio volante a girare. Chuck Norris beve ogni mattina uno speciale frullato, i cui ingredienti includono latte di yak, banana, fragola, ananas, una spruzzata delle ceneri di Bruce Lee e due feti. Dice che i feti gli conferiscono una cremosità extra. In tempi lontani si credeva che l'autunno arrivasse quando Chuck Norris dava un calcio volante a girare ad ogni albero esistente. Chuck Norris ha due velocità, cammina e uccidi. Il gioco Cluedo Chuck Norris Edition è stato ritirato dal mercato perché la soluzione di tutti gli enigmi era sempre la stessa. Chuck Norris con un calcio volante a girare in biblioteca. Tra i gadget del coltellino svizzero di Chuck Norris c'è MacGyver. Dio ha una foto abbracciato a Chuck Norris, autografata. Chuck Norris ha usato la cosa dei Fantastici 4 per ripiastrellarsi il bagno. La luce impiega circa 8 minuti per compiere il tragitto sole-terra. Chuck Norris ne impiega 2, fermandosi pure all'autogrill. Per arredare il suo salotto, Chuck Norris ci ha messo dentro l'acquario di Genova. Chuck Norris può ucciderti in 7 lingue diverse. Chuck Norris è il nuovo progetto della Cina per il controllo delle nascite. Chuck Norris può uccidere un cane in 11 modi diversi, 6 dei quali prevedono l'utilizzo di missili. Una volta Chuck Norris ha salvato la vita ad una donna praticandole la respirazione bocca a bocca, al telefono. Secondo recenti studi, Chuck Norris non è mai stato bambino. Ha solo camminato in ginocchio fino a 13 anni per confondere le spie del KGB. Dio creò il mondo in 6 giorni. Il settimo si riposò, ma solo dopo aver chiesto il permesso a Chuck Norris. Una volta Chuck Norris è entrato in una farmacia e ha comprato un'aspirina. Quando il farmacista gli ha consigliato di prenderla a stomaco pieno, Chuck lo ha colpito con un calcio volante a girare e poi ha esclamato: "Non era per me". 2 anni fa Chuck Norris ha visto in una libreria il Kama Sutra. Dopo aver sfogliato un paio di pagine, lo ha gettato nelle fiamme e ha mormorato: "Dilettanti". Poi è salito su un pullman di liceali e le ha ingravidate tutte sbattendo le palpebre. Il plasma del televisore di Chuck Norris è quello del sangue delle sue vittime. Walker Texas Ranger torna domani, naturalmente se ne avrà voglia.